Ciao, oggi andremo a fare il set che in molte build è indicato come il migliore per quanto riguarda 20. Il set è il Viridescent Venere e è un set a 4 stelle. Dunque, questo l'ho scelto perché c'erano due possibilità e ho scelto questo qui perché il dungeon che dobbiamo andare a fare lo possiamo già iniziare a fare dal livello avventura 25, quindi è buono fin da subito. Vediamo ora dove si trova. Dobbiamo venire praticamente qua sulla mappa ed è questo qui. Come potete vedere, a livello 2 da parecchi tre tipi di set praticamente, cioè da parecchi item in omaggio, in regalo una volta terminato, ma soprattutto questi tre che sono a 4 stelle e sono il Viridescent Venere, che è quello che mi interessa a me per quanto riguarda 20, poi il Maiden Beloved e infine anche questo qui, il Teeny Miracle. Dunque, allora lo possiamo fare in solo o anche in coop. Comunque sia, questo è un set che vale per diversi personaggi, tra cui il Traveler, Jean, Venti, Sucrose e Xiao. Dunque, a livello 2 lo dobbiamo andare a fare, quindi ci raccomanda un party di livello 59 e queste sono le ricompense, ci dà 100 punti per quanto riguarda il rank avventura, 1850 di mora, 15 punti per quando andiamo a giocare in gruppo e il set che a me interessa è questo qui, ve l'ho già fatto vedere prima e comunque c'è la possibilità di averne anche poi altri. E mi raccomando, dovete avere da parte 20 original resina perché serviranno per poi aprire il loot finale. Quindi dovete semplicemente mettervi in coda in questa maniera e andare a fare il dungeon. Ora vediamo cosa ci aspetta se riusciamo a prendere qualche pezzo. Una volta entrati dobbiamo semplicemente far fuori 16 nemici in un certo numero di tempo. Alla fine, appunto, come dicevo prima, per aprire il loot finale ci servono 20 resine ed ecco qua che abbiamo il primo pezzo. Lo possiamo ripetere più volte fin quando abbiamo le resine. Se poi le andiamo a terminare, possiamo continuare il giorno dopo. Potete anche poi farmare il Maiden Beloved Set ed è questo qui sempre a 4 stelle che è molto indicato per quanto riguarda i personaggi curatori. L'ultimo set che possiamo farmare qui dentro è il Teeny Miracle Set, ma al momento non è uno dei set più richiesti e più indicati per nessun tipo di personaggio. Thank you.
In questo caso, come potete vedere, spendo 20 punti resina e ottengo il Maiden, che mi va anche bene perché mi servirà per Barbara. Allora, altri 20 punti resina e otteniamo benissimo un altro virescente. E così posso andare avanti a farmare. Eccolo qua, mi mancava. Ora glieli vado a equipare. Per indossarli li posso andare a scegliere qua nel menu a tendina. Mi fa vedere tutti i set che finora ho messo da parte e quindi vado a cercare il mio, eccolo qua, e appunto li vado a mettere la piuma che mi mancava ancora. In questo caso, visto che posso avere anche il set per quanto riguarda Barbara, glielo vado a indossare perché ho droppato appunto un pezzo e quindi in questo caso ne avevo già due uguali, ma comunque li vado a indossare quello nuovo. Anche con questo video abbiamo terminato. Come sempre vi chiedo di mettere un bel mi piace per sostenere il canale, e se ancora non l'avete fatto naturalmente iscrivetevi e attivate la campanella in modo di rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a mettere. Se avete delle domande o delle richieste per qualche video, fatemele qui sotto nei commenti. Ciao e alla prossima!